Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di MotoGP 24. Quarta gara, quella di Jerez oggi, come vedete, che consacrerà la fascia da capitano a Pippo Benza, che d'altronde se l'è meritata, in quanto, se andiamo a vedere la classifica, mantiene, nonostante qualche incespico nelle ultime due gare, una buonissima posizione nel mondiale. Più che altro mantiene una certa differenza nei confronti di Miguel Oliveira, che gli contendeva inizialmente il ruolo di capitano, ma che evidentemente non ne ha avuto. Attenzione, perché dopo Jerez ci saranno anche dei test, se non sbaglio, quindi possibilità di andare a mettere in mano a qualche sviluppo per la moto, ma questo poi lo vedremo. Vediamo un'altra cosa piuttosto prima di scendere in pista, ovvero che questo è un periodo interessante con questo nuovo MotoGP, con Formula 1 che sta per uscire, che questa settimana forse riusciremo a provare. Tenete sempre d'occhio qui sotto in descrizione il link di Instant Gaming per i super sconti, nonché per il mega giveaway attivo in questo momento. Quindi andate. Noi andiamo in qualifica a Jerez. Da poco terminato il primo turno di qualifica, ma riprendiamo subito la linea per commentare il turno di Q2 classe MotoGP. Nei prossimi 15 minuti vedremo 12 piloti sfidarsi alla caccia del tempo migliore. Ho notato, ragazzi, nelle prove libere un piccolo cambiamento che non so se sia fisiologico, nel senso che ormai siamo alla quarta gara, o se magari hanno fatto un aggiornamentino, me lo sono perso. C'è un po' più di lotta, un po' più, tra l'altro, di giustizia nei valori dei piloti. Ma è una sensazione, eh? Adesso vedremo se sarà confermata. Nel frattempo andiamo con Pippo a fare il nostro giro, girin girello di prova sostanzialmente, per ripassare una nuvolosa Jerez della frontera. Speriamo che non ci faccia strane sorprese, un posto così soleggiato sarebbe veramente una sfiga. Parte il giro di Pippo Benza con gomma usata delle prove libere, sta andando in pista per provare qualcosina. Attenzione alla prima curva, ragazzi, che il riferimento è strano, perché sembra di poter frenare lì. In realtà, io ve lo dico in tutta sincerità, non ce la faccio. Se freno sui segni arrivo sempre lungo. Tornantino a destra, attenzione qua, short shifting, si butta subito la moto a sinistra per andare a inserirla bene in questo lungo, doppio, triplo anche piegone verso sinistra. Attenzione qui a non finire sul verde all'esterno. Pippo millimetrico, che non è il cugino di Pippo Benza, è sempre lui, ma in fasi molto cicatriziali. Bella questa curva 5, mi sa, che sale quasi a scollinare, poi altra staccata violentissima per la dry sack, che se non mi sbaglio si chiama anche Pedrosa da qualche tempo. Pippo la affronta bene. È tutto un raccordare, bisogna essere fluidi in questa Jerez per riuscire a tirar fuori il tempo e soprattutto una bella gara. Qui un po' larghino Pippo, si può andare in realtà più vicini al cordolo per rimanere belli a sinistra e impostare quello che poi è l'ultimo tratto, che gira solo a destra, tutto a destra fino all'ultima curva. Destra 1, destra 2, ancora stretta. Là in fondo c'è una destra che mi ricorda tanto, tra l'altro è la curva per me peggiore di questo circuito, nel senso che non mi viene mai. Sembra un po' l'arrabbiata 1, arrabbiata 2. E poi si arriva sotto al cartello a staccare bello forte. Qua si può mettere la prima e l'ultima curva, ma va bene anche la seconda per la verità, per avere un po' meno di nervosismo in uscita. Pippo va in schifo e 6. Vabbè, da rifare. Il focus di Pippo gli permette di tirar giù quasi 3 secondi, ma vedete, ci valgono la sesta posizione. Ecco perché vi dicevo, qualcosa sta cambiando. Vedo anche Martin fatto meglio, piloti con valori un po' più giusti rispetto a loro stessi. Oh ragazzi, poi chiaramente 37.8 non è il miglior giro potessi fare, ma non è mai così, cioè io non è che sto lì a girare finché non faccio il mio giro perfetto, perché altrimenti è troppo facile. Quello che viene viene, però come vedete ci prendiamo un bel margine, quindi attenzione anche alla gara. Pecco Bagnaia soddisfatto del suo risultato con pizzettino da legna, se la godono. Intanto qua ci consigliano di mettere la soft anche dietro. Io non sono convinto di questa cosa. Metterò la media dietro, anche se è la sprint, per le temperature. Pecco Bagnaia ha innescato l'all shot device. Grande Pecco Bagnaia, che non si dimentica mai di innescare l'all shot device.
Si guarda indietro, Pecco, forse qualcuno lo chiamava per farsi una foto. Da dietro le inferriate gli ha detto: guarda, ci vediamo dopo, che devo un attimo partire. Parte anche Pippo, prima dentro, gas a martello. E andiamo, attenzione Pippo, che prova ad andare a guadagnare una linea più comoda, più interna. Occhio, perché in curva 1 possono arrivare delle missilature, ad esempio, forse Pedro Acosta ci ha provato, lo rincrocia Pippo Benza. Si arriva, chi è quello? Marquez. Prova dall'esterno, ma non ha fatto i conti con il guardiano Pippo Benza, che a una certa ora chiude le porte, non vuol sapere più niente. E si infila quarto, quindi guadagna un paio di posizioncine, mentre si va su per la prima volta in questa bellissima curva 5, che sale e poi riporta tutto giù in picchiata. Ricordiamoci come sempre di usare l'abbassatore, altrimenti vi arrabbiate nei commenti. Io continuo a dire che non cambia molto. Più che altro, sapete cosa? Mentre arriva qui un po' larghino Vignale, se Pippo invece si infila bene, vorrei provare una cosa. Mi è venuta in mente adesso. Ma oddio, già mi pare che non sia cambiato un cazzo. Ho messo il power a 2 per capire se magari in alcune fasi di gara la moto. Oh, Vignales! Attenzione, power a 2 fa cadere quelli davanti. In realtà è la selezione dei missili a ricerca di marchio, perché è la stessa moto nostra. Butta giù Vignales. Attenzione, Pippo si ritrova a podio. No, comunque questo power a 2 in realtà non sta dando i risultati sperati. Volevo capire se potesse valer la pena giocare un po' con le mappature in fase di gara, che magari la moto diventa un po' meno nervosa in alcune fasi, ma onestamente non sto avvertendo differenze. Quando Pippo prova a tenere la coda di Martin, a questo punto rimettiamo tutta la situazione a posto, perché c'è Marquez che peraltro vuole rampare su Pippo. Pochi giri a disposizione, mi sa che ho frenato un po' tardi, e infatti Pippo va lunghino, presta il fianco a Marchettino, che non è quello che fa i video con le macchine, ma è Marquez che si infila, poi si ribecca l'incrocio di Pippo Benza in quello che è un settore che a me piace tantissimo. Mi piace il fatto di dover ributtare la moto subito lì a sinistra. Qua ci prendiamo l'avvertimentino. Ma va bene, c'è stato un attimo di panico lì con la spizzicatina del cordolo e la consapevolezza che Marquez fosse pronto ad approfittare di qualsiasi pertugio di Pippo Benza, almeno quelli nominabili. Poi se volesse approfittare anche di altri non ci è dato saperlo. Va bene, a chiudere qua Pippo subito alla porta in faccia a Marquez sul cordolo. Si tratta di resistere un giro e mezzo a questo punto per tenere un podio che lo vede un po' staccato da Martin e Bagnaia, suppongo, sì, sono loro, con Bagnaia primo, Martin secondo. Però vedete, io questa cosa nelle gare passate non me la ricordo, e è bello vedere Bagnaia e Martin che scappano, perché tra virgolette ha un senso. In altre gare abbiamo visto tipo Bagnaia partire via con Bastianini, Binder. Mamma mia, qui vicinissimi con l'interno di Pippo favorevole, vediamo se riesce. Va un po' larghino, Marquez può incrociare, che schiaffi qui. Si riprende però Pippo Benza, accelera bene, arrivando dall'esterno, ha una grande rincorsa, attenzione. Con sta curva del cazzo proprio non si riesce a frenare. La tiene un po' meglio però Pippo, Marquez non ha spazio qui. Cerca, mamma mia. Attenzione, bandiere gialle, ma davanti abbiamo due piloti e sono ancora in piedi, direi. Quindi deve essere successo qualcosa alle nostre spalle, ma non a Marquez, che è ancora bello attaccato. Sentiamo il rombo del V4 Ducati, che si sovrappone per alcune frequenze all'ugualmente meraviglioso V4 Aprilia. Oddio, neanche troppo adesso. Marquez è lasciato un po' lì, nelle grinfie degli avventori più da dietro, che sperano in un podio anche loro, magari in un crollo nelle ultime fasi di Pippo Benza, che però non vuol sapere. Attenzione, no, non è Marquez, questo è Jack Miller, che prova il dive bomb ma poi si deve fermare in mezzo alla curva. Quasi rischiano il patatrack con Pippo Benza, che deve tenerne a bada due adesso. Vietato fumare qui. Oh, vabbè, attenzione, Jack Miller con un po' di DNA caprino si butta dentro con incornate feroci e garibaldine nei confronti di un Pippo Benza che probabilmente
prende anche un po' paura, prende anche un po' di margine, però per quella che sarà l'ultima staccata non sbagliamola. Perfetta adesso, con Miller che comunque ci prova. Non so in cosa possa aver sperato, ma alla fine Pippo c'è e guadagna un podio in questa difficile sprint. Attenzione ragazzi, che mazzate che ci sia andata. L'andazzo della sprint preoccupa un po' per la gara lunga. Come medie, sia davanti che dietro. E chi siamo noi per andare contro alla maggior parte di questi piloti? Quindi mettiamo anche noi, media davanti e dietro, effettivamente ce le consigliano, nuove. Occhio ragazzi, perché vista la sprint può essere dura sta gara. Le luci dei semafori stanno per spegnersi. Pecco Bagnaia scatta dalla prima fila grazie alla pole di ieri, pochi istanti. Vediamo se si gira, no, si è girato dall'altra parte. Attenzione, ha capito che gli altri sono a destra. Pecco non saluta più amici e familiari al muretto. Pippo rivede la stessa scena della sprint, ma adesso sa però che dovrà resistere o comunque provare ad attaccare per più a lungo. Buona sempre la partenza stavolta con, oddio, Morbidelli questo? Sì, perché Jorge Martinelli davanti. Jack Miller che stavolta, galvanizzato dal finale della sprint, si infila in quarta lui. Davanti invece terzetto che si ripete con Pecco, Vignales che era caduto e Jorge Martin con Miller che prova a stare attaccati. A sua volta Pippo Benza cerca di non perdere la possibilità magari di andare a replicare. Attenzione qui all'erba, un Pippo un po' preoccupato prima della gara ha dichiarato: sì, purtroppo nelle ultime gare lunghe non mi sta andando particolarmente bene, sto cadendo come una pera cotta tutte le volte. Quindi adesso magari vorrà evitare di fare il tris. Chi è? No, di nuovo Vignales. Di nuovo Vignales alla stessa curva della sprint. Madonna, date una curva 8 a Maverick Vignales. Deve appendersela in camera. Ogni mattina quando si sveglia la deve guardare molto bene, perché a quanto pare non ci va per nulla d'accordo. Io ho paura che Jack Miller, se si mette però a prendere bene il riferimento dei primi due, possa rappresentare un ostacolo molto serio tra Pippo Benza e il podio di questa Jerez. Anche se Pippo esce meglio dall'ultima curva, non credo neanche stavolta che Pippo possa prendere Pecco e Martin. Alle nostre spalle c'è un Marc Marquez agguerrito come nella sprint, però Miller davanti, un tentativo, dai, ma no, beh, perché ho stretto tanto, però che cazzo, l'avvertimentino lì mi sembra da commissari che hanno avuto una giornata storta, ma va bene così. Pippo accetta di buon grado, attenzione però perché se si accende la battaglia con Miller di cose ne possono succedere, questi limitini un po' regalati non fanno sicuramente bene al potenziale devastante, arrogante e staccatorio che Pippo Benza prova a mettersi in testa. E arrivano al contatto, attenzione, va lunghino Pippo, lascerà respirare Jack Miller per una certa correttezza d'animo, in quanto effettivamente forse senza Jack sarebbe finito ancora più direttamente in Catalogna, che tra l'altro non è manco la prossima, è tra due, c'è Le Mans dopo. Ma diciamo che non era ancora il caso di lasciare Jerez, perché ci sono i test dopo questa gara. Rimaniamo in pista per favore, che Jack Miller è prendibile però, perché uno spaventino se lo prende. C'è da dire ragazzi che sono apprezzabili le controstaccate che ti fanno quando li vuoi attaccare, e se c'è una cosa da dire, in questo gioco si può frenare forte, non è che devi frenare poco perché sennò non freni, a parte in alcune curve, ma basta regolarsi. Ma loro ti rispondono veramente con la cosiddetta cazzimma, mentre lì davanti, lontanissimi già, issimi no, però insomma, per aver fatto solo due giri, sono abbastanza lontani. Con Pippo Benza che fa un po' di numeri da circo, intraversando come un rallista in uscita di curva 1, cosa che di solito tra l'altro fa Miller con la sua KTM, ma che adesso sembra stia guidando pulito, preciso, per tenere
la speranza viva di questo podio. Bella però qui la linea di Pippo, che rampa tantissimo, poi va lungo, risucchiato un po'. La sensazione è stata quella dalla scia di Jack Miller. Si ripete forse qua in fondo il duello. In scia Pippo, ma non abbastanza, non mi sembra neanche... Oh, mamma mia che rischio, non mi sembra neanche che vadano così piano più sul dritto, tra l'altro, c'è da dire. Bello, ragazzi, cioè io sono contento così. Lo sapete, non sono uno che ama vincere facile con una moto che non dovrebbe consentirtelo, quindi mi fa piacere questo weekend all'insegna delle sportellate per dei punti sì preziosi, ma al massimo il podio, la quarta posizione per adesso, con Jack Miller veramente coriaceo, mannaggia lui e tutti i suoi familiari di primo, secondo e terzo grado, che ovviamente salutiamo perché sono delle bravissime persone che fanno una vita pacifica e giusta nell'outback australiano. Miller invece si è un po' imborghesito e ha deciso di rompere i coglioni proprio a buon Pippo Benza, che invece da qualche borghetto del sud Italia, nel vivaio della M4R, che poi divisione 2R ovviamente, sotto l'ala di Nurossi, che ha deciso di mettersi in proprio, di non dividere l'Academy con Valentino, che tra l'altro si è dato alle macchine. Adesso non so perché mi sto inventando tutta la storia di tutte le discendenze dei nostri piloti, quando invece ci sarebbe da tenere a bada Jack Miller, che ci crede, che ci prova. Attenzione, perché memore della sprint, il mio cervello pensava che fossimo quasi a fine gara, in realtà no, siamo a poco più di metà, perché questa è la gara lunga. Pippo deve stare attento, deve essere paziente, sicuramente non vuole scaraventare l'anteriore per terra come è già successo nei passati weekend, amari un po' e deludenti. Mamma mia come sono vicini però, ragazzi, ma che bello vedere questi schiaffi. E qua però Pippo l'ha preparata, Pippo l'ha preparata. Questa è una curva che stiamo osservando da 2-3 giri, dove Miller entra forte ma poi tende ad allargare, quindi in percorrenza quel varchettino si crea. Adesso Pippo deve stare molto attento, vedere se sarà lui in grado di tenere il passo per conservare il podio, ma probabilmente si tirerà dietro Miller, che non avrà sicuramente voglia di mollargliela così a due giri dalla fine. Eccolo là, infatti arriva con una bella incornata nel posteriore di Pippo Benza, che dà un'occhiata dietro, vede che prende un po' di margine. Non sbagliamo curva 1, che è un pochettino uno dei due talloni d'Achille. Attenzione, caduta non davanti Miller, non vedo Miller in classifica, ho dato un'occhiata, Jack Miller, vabbè, lui è uno che ci mette tanto cuore, probabilmente avrà provato ad andare a rispondere al passo indiavolato in questo momento, tolti i primi due di Pippo Benza, fatto apposta per mettere un podio in saccoccia. Evidentemente Miller è arrivato al punto di non averne più. Arrivano però forse Marquez, perché c'è ancora bandiera gialla qua? Marquez e Bastianini, mi sembra di aver visto lì dietro una moto ufficiale rossa. Con calma Pippo, sarebbe oro a questo punto un altro podio, stando le cose così, ovvero che Martin e Pecco fanno i Martin e i Pecco. Ancora bandiere gialle, mamma mia che paura, io mi aspetto sempre di vedere uno dei due lì davanti. Tra l'altro si sono invertiti, c'è Martin in testa, oddio che paura, questi scotolamenti che ci hanno fatto poi perdere in realtà l'anteriore, con una dinamica esattamente uguale verso destra ad Austin. Pippo stavolta ci va un po' più pacato, ma comunque non può chiudere la manopola, perché dietro Marquez e Bastianini per fortuna sono un po' in bagarre tra loro, con Bastianini che adesso ci prova. Arriva in curva 1 Pippo Benza, che cerca di migliorare i suoi tempi per tenersi alla larga la possibilità di perdere questo bel podio, tra l'altro guadagnato. Ai ai ai, un po' larghino, forse può andare a richiudere. Occhio perché qua si perde tanto se non fai la linea giusta, perché non riesci poi a riscaraventare a sinistra. È cicatriziale la situazione.
un bellissimo duello con Miller prima che poi cadesse. Ha fatto tutto da solo, immagino, non credo che si sia toccato con Marquez o cose del genere. Tipo un po' solitario adesso, ha un po' di margine con quelli dietro, ma soprattutto ha tanto margine con i due davanti. È l'ultimo giro, può gestircela, può giocarsela, non serve strafare. Occhio, perché l'ultimo giro è sempre stato quello, è sempre stato l'ultimo giro, il giro maledetto per le cadute negli ultimi weekend di gara lunga. Certo, sempre cadute arrivate in conseguenza del fatto che Pippo alla domenica mette sul piatto sempre tanto cuore e tanta generosità. Lo sta facendo anche adesso. Attenzione, beh, siamo all'ultimo giro, vaffanculo. Un avvertimento l'abbiamo preso all'inizio, adesso manco ce lo danno. Non hanno il coraggio ovviamente di dirci che fa una certa differenza quando siamo all'ultima curva e Pippo... Meno male, meno male. Via la maledizione delle gare lunghe. Attenzione a Bastianini e Marquez che arrivano in volata, ma Pippo c'è. Un altro bellissimo podio. Queste gare, ragazzi, negli ultimi anni di MotoGP mi sono mancate un sacco. Cioè la possibilità di prendere a cazzotti e farsi prendere a cazzotti dagli avversari, rimanendo comunque lì in lotta senza che un incrocio di traiettorie rovini tutta l'esperienza. Rovina di una posizione però il nostro campionato con Martin, che però giustamente, vedete, Martin ha vinto, quindi vabbè, ci passa. Però sta andando, secondo me era stato un po' fiacco Martin in queste prime gare. È vero che durante la prima gara era caduto, se non mi sbaglio era stato tipo investito, però bello che noi lottiamo per un po' meno e lui per un po' di più. Cioè nel senso, frega un cazzo di Martin, però per dire, almeno siamo un pochettino all'interno di un realismo un attimino superiore. Se noi non ci giochiamo subito la vittoria delle gare, e se le gioca un Martin che ovviamente si sta portando a casa il mondiale in realtà. Intanto Pippo fa bene a godersi questo podio, queste scene quasi di liberazione, lì dietro Pecco e Martin chiacchierano. Pippo non ci capisce un cazzo, invece continua a far festa, sta chiedendo dove sono le bibite, offre per tutti. Sono contento, ragazzi, veramente due belle gare, una bella bagarre. Fatemi sapere la vostra, io vi aggiorno dopo i test che tanto saranno abbastanza scontati, vi faccio sapere e ci vediamo, mi sa, alle mani. Ciao ragazzi, un abbraccio, dai che sta carriera è figa.